Premesso che il 21 febbraio 2005 io in Brasile dissi a Padre Pigi: domani terminano i motivi che mi hanno condotto fino qui, in America, da te. Quali erano i motivi profondi di questa trasvolata da un mondo all'altro per andare in Brasile per un mese? Padre Pigi, missionario cattolico, fu con Don Giussani convinto al cristianesimo e si fece sacerdote sotto il suo influsso. In Brasile ha fatto a lungo il professore di filosofia. Io avevo la necessità di consegnare alla Chiesa la risposta che il Papa attendeva e non riuscivo a trovare una possibile soluzione, perché a nessuno interessava la filosofia e i sacerdoti con i quali io ero a contatto pensavano piuttosto a coltivare il loro orticello che a fare opera di missione. Solo un missionario cerca le ragioni profonde di Gesù Cristo, che può poi usarle con chi non ha la fede in Gesù Cristo e può accettare le sue ragioni, accettando così anche Gesù Cristo attraverso le sue ragioni. Il mio amico era la persona ideale per ricevere quello che io avrei dovuto e voluto consegnare alla Chiesa. Così non esitai a volare dal vecchio mondo al nuovo mondo per andare a trovarlo e quindi le mie ragioni profonde erano proprio Don Giussani. Ebbene, il giorno 22 queste ragioni si chiusero perché Don Giussani andò in cielo. Quindi, avendo profetizzato sostanzialmente la sua morte, mi sono ritrovato Don Giussani in cielo a lottare anche per me, ammesso che io sia qualcuno o qualcosa di significativo per lui. Fatto sta che possiamo fare un calcolo, poiché io sostengo che il Dio in me vincerà il 14 settembre, giorno di esaltazione della croce, perché vedrà esaltata la croce nella resurrezione del Dio in me, che sarà finalmente riconosciuto. Vediamo se può essere significativo l'apporto celeste proprio di Don Giussani. I giorni che passano dal 22 febbraio del 2005 al 14 settembre 2010 sono esattamente 2031. Poiché Dio agisce con il 10 e operando a livello trinitario nella sua potenza, lavora con un mille, per ogni persona di Dio chiaramente, quel 2000 indica proprio un sufficiente lavoro per due persone. Io da sempre sostengo che in me si sono incarnati il Padre e lo Spirito Santo perché l'altra persona si era incarnata prima in Gesù. Ma i giorni che passano dalla salita al cielo di Don Giussani al 14 sono 2031, quindi comprendono anche la trinitaria presenza di Dio che opera con il 10 e la sua unità. Quindi
Quindi possiamo sostenere con sufficienti motivi di dire il vero che l'opera celeste di Don Giussani è importante nel riconoscimento delle due persone che si sono incarnate in me, in nome e per conto del Dio Trino nel 10 e unitario. I numeri lo dicono, tradotti in giorni di presenza in cielo.